Registrando? Sì. Buonasera a tutti. Continuiamo sul trattato di Rosh Hashanah. Rivediamo rapidamente la prima parte della nuova Mishnah, perché la scorsa volta la registrazione è saltata. E quindi appunto entriamo in un nuovo argomento, iniziamo a parlare del tema principe del trattato, per l'appunto, dello Rosh Hashanah, nella nostra accezione questa volta, cioè il primo di Tishri. Mishnah dice: Barba Brachim Olam Nidonna, Bepesa Falatua, Bazzeret Alperotailam, Berosh Hashanah, Kolbe Olam, Brim Lepanaki Nemaron, Shene Mario, Serechad Libam, Amevin Kolma Sem, Ufhak Nidonim Alamai. Ci troviamo a pagina 118 sul libro. Appunto la Mishnah dice: Barba Brachim Olam Nidonna, in quattro Brachim, cioè in quattro momenti dell'anno, Aulam Nidon, il mondo viene giudicato, Bepesa Falatua, di Pesa, che è appena passato, sui cereali, Ba'atzeret Alperotailan, di Atzeret, di Shavuot. Tutte le volte che troviamo il termine Atzeret nella Mishnah ci si riferisce alla festa di Shavuot, appunto è la chiusura, letteralmente, chiusura del periodo dell'Opera, appunto fra Pesach e Shavuot. C'è un legame stretto, e appunto di Shavuot c'è un giudizio al Perot Ailan per i frutti dell'albero. Di Rosh Hashanah, Kolbe Olam, Vrim Lefanavkin e Maron, di Rosh Hashanah, tutti coloro che vengono al mondo, o Vrim Lefanav, passano davanti a lui, Kivne Maron, e dovremmo spiegare questa espressione, appunto Rashi, alla seconda riga dice Mefaresh Bagemara, appunto la Gemara ce lo spiegherà. Come è detto, Ayotzer Yakad Libam Amevin El Kol Masem. Ayotzer Yakad Libam, colui che crea assieme il loro cuore, Amevin El Kol Masem, che comprende tutte quante le loro azioni. Dobbiamo spiegare pure qual è il legame fra questo versetto e il giudizio individuale che si ha a Rosh Hashanah. Uchag Nidonim Alamaim, invece durante la festa di Sukkot Nidonim Alamaim, c'è un giudizio sull'acqua. Avevamo già indicato la scorsa volta che il motivo per cui la Mishnah fa questa affermazione per quanto riguarda le feste di Pesach, Shavuot e Sukkot è collegato al tipo di offerta che veniva fatta quando c'era il Bet HaMikdash, vale a dire di Pesach, l'offerta dell'Omer, Shavuot, Shtelech, cioè i due pani che venivano offerti, e dovremmo cercare pure di spiegare però qual è il legame fra il pane, che comunque deriva dai cereali che vengono dalla terra, e i frutti dell'albero, e di Chag, appunto, di Sukkot, giudizio sull'acqua per via del Nisuk HaMaim, della ribagione dell'acqua che veniva quando c'era il Bet HaMikdash. Chiede la Gemara, Het voa, ilemat voa de kaima collane, arpatke de adu ala, emat di dun, e la tua de misdarea. Chiede la Gemara, et voa, di quale Gemara, di quale cereali si parla? Ilema, at voa de kaima, se diciamo che ilema, at voa de kaima, che sono questi cereali che ci sono, insomma, che sono già cresciuti, in fondo. Quando arriviamo a Pesach, i cereali sono quasi pronti per essere raccolti. Collane, arpatke daadu, ala, emat iddun. Tutte quante le arpatke, spiega Rashi Mikrot, cioè tutti quanti i casi negativi, le intemperie, daadu, ala, che sono passati sopra di lei, cioè sopra questo grano, Emat Idun, quando sono state giudicate, quando sono state decise, e la tua de misdarea, ma piuttosto si parla della tua, del grano che sarà seminato, ed è qui misdarea, cioè il termine zera, cioè quindi a Pesach si parla dei cereali che verranno seminati durante l'autunno successivo. Le membra de Khad Dina Middena, chiede la Gemara, a dire che Khad Dina Middena viene giudicato un solo din, una sola volta, cioè un solo giudizio per questo grano, Beatania,
E noi abbiamo forse imparato che in una varietà tua sceraba kerione scodem appesa knidone delle sciavarra carapesa knidone delle abba, un punto del frumento al quale sia capitato keri o ones, cioè quindi un caso proveniente dal cielo oppure un caso di forza maggiore proveniente dall'uomo, questa differenza che c'è tra keriones, dicevamo, codem appesa prima di Pesach Nidonet Leshavar viene giudicato, riferendosi a prima, Leachara Pesach dopo Pesach Nidonet Labah viene appunto riferito al giudizio successivo. Adam, Shirabo, Kerione, Skodem Yom HaKippurim, Nidon Leshavar, invece una persona alla quale è capitato un Keri, per cui un caso celeste, Ones, oppure un caso proveniente dall'uomo, Kodem Yom HaKippurim, prima del giorno di Kippur, Nidon Leshavar viene giudicato. Riferendosi al passato, Leachar Yom HaKippurim Nidon Leabba. Dopo Yom HaKippurim viene riferito al futuro, Amarava Shmamina Tredina Midena. Per cui dice Rava che da qui si impara che ci sono due giudizi. Amarava Yilka Kikase Nashde Mitzrach Zara Aflalik Dimbirizra Harpa. De Ad, De Mate, Le Madine, Kadem Salik. Per cui dice Abai, perciò quando una persona vede che la semina ha successo quando si parla di frumento che ha una crescita lenta, l'ikdim velisera carpa, anticipi, insomma, si sbrighi e semini del frumento che ha una crescita rapida questa volta, deat de madele maedene, perché fino a quando arriva ad essere giudicato, cadem salik, e appunto avrà acquisito forza, sarà già cresciuto e sarà per cui sottoposto alle intemperie in maniera migliore. Cioè, visto che durante la crescita, durante l'inverno, testimonia che il giudizio di Kadosh Baruch Hu al Pesach dell'anno precedente è stato favorevole, non conviene far arrivare un altro Un'altra giudizio pesca. a Pesach e quindi conviene seminare due volte in questo caso. Chiedere a Manimi Matnitin di chi è la nostra vicenda, cioè a quale Tannà si riferisce la Mishnah quando ha riportato questo insegnamento. L'Arabi Meir, l'Arabi Yudah, l'Arabi Yosi, l'Arabi Natan. Non si tratta né di Rabbi Meir, né di Rabbi Yudah, né di Rabbi Yosi, né di Rabbi Natan. De Tania, a colni di libro Shoshana Usar Din Shelaema, Nechtam Beyom HaKippurim, divre Rabbi Meir. Dice, poiché abbiamo imparato in una varietà, a Kol Nidonim Rosh Hashanah, tutti quanti vengono giudicati di Rosh Hashanah, Ugzar Din Shelem, e quindi il decreto, insomma, la sentenza, Nechtam Yom HaKippurim, viene suggellato il giorno di Kippur secondo Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, a Kol Nidonim Rosh Hashanah, Ugzar Din Shelem, Nechtam, Kol Echad Ve'echar Bismanu. Pesach alla tvoa ba'atzeret al perot ha'ilan ve'chag v'nir ha'mayim v'adam nidom v'rosh hashanah v'zardin shelo nechtam v'yom ha'kippurim. Secondo invece Rabbi Yehuda, a kol nidonim v'rosh hashanah, tutti quanti vengono giudicati a Rosh Hashanah, cioè a Rosh Hashanah quindi c'è un giudizio generale, u'gzardin shelo nechtam kol echad v'echad izmano, e invece la sentenza di ciascuno si ha per ciascuno a suo tempo. Pesach alla tua, di Pesach per i cereali, Batzert al Pratelam, di Shavuot per i frutti dell'albero, Bechak Nidorim alla Maim, di Sukkot per l'acqua, Vedam Nidom Rosh Hashanah, l'uomo invece viene giudicato Rosh Hashanah, Uzadin Shalom Nechtam Yom HaKippurim, e il suo decreto si ha di Kippur. Rabbi Yosi Omer Adam Nidon Becholiom, secondo Rabbi Yosi invece il giudizio avviene ogni giorno, Cenemar, come è detto, Vatifkedenno Livkarim, appunto viene visitato, viene visto, quindi considerato Livkarim ogni mattina. Rabbi Natan Omer, Adam Nidon Becholshah, Rabbi Natan dice che l'uomo viene giudicato ad ogni ora, Cenemar, Livkarim Tivkonenno. E appunto c'è un versetto che dice in ogni momento rega lo esamina. Vechite ma lo amare biuda i vichiatani matrini ad zardin iachi casci adam. E se dicessi che la nostra Mishnah segue l'opinione di Rabbi Yehuda,
il quale diceva che appunto c'è un giudizio a Rosh Hashanah e poi ogni singolo aspetto ha il suo Gzardin al momento opportuno, Vichiktane Mattine Gzardin, Yakika Sheadam. La nostra idea riportata nella Mishnah non ritorna per quanto riguarda l'uomo, cioè perché se appunto la Mishnah si riferisse esclusivamente al Gzardin, cioè per cui al momento del decreto, questo sarebbe giusto per quanto riguarda la Pesach, Shavuot e Sukkot, ma invece quando si parla del giudizio dell'uomo, se ci riferiamo al Gzardin, secondo l'opinione del Biuda, il tempo non sarebbe Rosh Hashanah, bensì Kippur. Invece la Mishnah si riferisce esplicitamente a Rosh Hashanah. Amar Rava, Haitana deve Rabbi Ishmaeli. Dice Rava che quel Tannà appartiene alla scuola di Rabbi Ishmaeli. Tana deve Rabbi Ishmaeli, Barba, Brachimon, Don, Bepesa, Fatua, Batzretta, Pelote, Ilan, Bekagin, Maim, Badam, Don, Bershoshan, Zadin, Shonak, Tambion, Bekipurin. Vechi katane matnidin atchilat din, perché insegna la scuola di Rabbi Ishmael che il mondo viene giudicato in quattro momenti: di Pesach per cereali, Shavuot per i frutti dell'albero, di Sukkot per l'acqua, Viadam nidon ben Rosh Hashanah u'Gzardin shonet tamim u'Kippurim, e l'uomo viene giudicato di Rosh Hashanah e il Gzardin, appunto il decreto, nechtam beyom ha'Kippurim, viene suggellato di Kippur. Vichi katane matrine, quando la nostra Mishnah insegna così, si riferisce ad Atkilat Din, all'inizio all'inizio del giudizio. Amara Rochista, mai tam de Rabbi Yosi, dice Rochista, qual è il motivo di Rabbi Yosi? Rabbi Yosi in precedenza diceva che l'uomo viene giudicato ogni Ogni giorno. giorno, che de Hamarta Mevatif Kedenno Nifkarim, cioè come è stato esplicitato, come è stato detto il suo motivo, Atif Kedenno Nifkarim, Yaki Kamlinan, mai tamara marke Rabbi Natan. Se diciamo così, allora perché non ha detto come Rabbi Natan, il quale invece sosteneva che l'uomo veniva giudicato ogni ora, Bechina, Iune Bealmai, perché la Bechina della quale parla il versetto, cioè quindi questa espressione, questo essere esaminato, è un iumbe alma, semplicemente una osservazione, ma non si tratta di un giudizio. Secondo Rabbi Yosi, l'espressione del punto Vatif Kedenno Livkarim è più pregnante per riferirsi al giudizio. Risponde la Gemara, da Anami, Iune Bealmai. E anche la Pechidà è semplicemente una osservazione. E la mano chisda tamed Rabbi Yosi miach la sot mishpat avdo o mishpat amo Israel devar yom biyomo. Il motivo di la chisda in realtà viene da qui, da questo versetto, la sot mishpat avdo, di fare il mishpat, il giudizio dell'avdo, del suo servo, o mishpat amo Israel, appunto il giudizio del suo popolo Israele, deva di ombre yomo, ogni cosa al suo giorno. E da qui quindi si impara che il giudizio di Israele avviene ogni giorno. Vamara Kisda, ha detto la Kisda, Melech Betzibur, Melech Nichnast Hillal Adin, Shenemar, la sot mishpat avdo, o mishpata amo Israel. Chi è l'avdo? Si riferisce al Melech. Per cui dice la Kisda, Melech Betzibur, se abbiamo un Melech, un re ed un pubblico, Melech Nichnas Hillal Adin, il re entra prima in giudizio, come è detto nel versetto, la sot mishpat avdo, di fare giustizia per il suo servo, quindi il Melech, mishpat amo Israele, e poi fare giustizia per il suo popolo Israele. Maitama, qual è il motivo? Ibeitema, lavoro harale, metabor malka, barai. Ibeitema, se vuoi di Lavoro Hara non sarebbe educato, le metav malka abarai, lasciare il re fuori, cioè come forma di rispetto nei confronti del re, il giudizio del re sia prima di quello del popolo, oppure vebetemai, se vuoi di mekame derifosh karnaf, prima che esploda karnaf, l'ira di Kadosh Baruch, perché esiste la possibilità, insomma, che il giudizio divino possa essere
molto duro nei confronti del popolo, e quindi questo porterebbe a non essere obiettivi nei confronti del re, chiaramente delle responsabilità più grandi rispetto a quelle del popolo. E allora, per questo motivo si fa entrare il re per primo. Amara Yosef, che man mazrina idna a kezire vemere, che man che rabiosi, vibete mal olam che rabbanan, uch divre rabbi Yitzchak, da mer Yitzchak, ya fatza kal adam, ben kodem zardin, u ben lachar zardin. Dice Rabbi Yosef che man mazrina idna, idna sarebbe akshav, per cui come a chi, cioè secondo l'opinione di chi, mazlinan, preghiamo a idna questo tempo, a Chetzire ve'amere, per i malati e per le persone deboli, che ma anche rabbiosi, come chi secondo l'opinione rabbiosi, che appunto dice che il giudizio avviene ogni giorno. Ve'ibete ma, oppure se vuoi di, lo lam che rabbanan, sempre secondo l'opinione rabbanan, cioè per dire, secondo l'opinione dice che c'è un giudizio l'anno, ve'chid rabbitzkak, seguendo l'opinione di rabbitzkak, ve'amare rabbitzkak, quello che ha detto rabbitzkak, Yafa'atza kala adam, la tzaka il lamento nella preghiera è buono per l'uomo, ben kodem zardin, ben lachar zardin, sia prima del giudizio sia dopo il giudizio, cioè per cui la preghiera non fa mai male, cioè anche se il verdetto di Kadosh Baruch Hu già è stato emesso, nonostante questo la preghiera può portare degli effetti. Per questo motivo, sebbene il giudizio sia già avvenuto per i malati e per i deboli, noi comunque continuiamo a pregare per loro. Ok? Se ricordo bene, la scorsa volta eravamo arrivati qui, e adesso poi possiamo proseguire dopo questa corsa, insomma, su questa prima parte della gara. Tania Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva. Mipene ma Amerat Torah Avi Omer Befesach Mipene Shea Pesach Zeman Tehuah. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי יומר בפסח כדי שתתברך להם תבואה שבשדות. Siamo al punto 11, a pagina 120. Tania, abbiamo imparato in una bella età, Amar Rabbi Yehuda, detto Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva, a nome di Rabbi Akiva, mi penemma. Perché? A causa di che cosa? Amarat Torah, ha detto la Torah, Avi Omer Bepesach, portate l'Omer a Pesach. Mi benesce a Pesach smat vuavu, poiché Pesach è il momento del giudizio, come abbiamo visto nella Mishnah, della tevuah, dei cereali. Così spiega Rashi, ci troviamo a 7 righe dalla fine della colonna di destra, Zman shatvuah nidonet bo. È il tempo in cui la quanti cereali vengono giudicati. Amara Kadol Baruch Hu, ha detto Kadol Baruch Hu, avio le fanali Omer Bepesach, portate dinanzi a me l'Omer a Pesach, ed eshetit barech lachem tvoash basavot, affinché possa essere benedetta per voi, possono essere benedetti i cereali che sono nei campi. ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שהעצרת זמן פירות האילן הוא. ופרקי, הדתו לתורה הביאו שתי הלחם בעצרת, פורטדי ובאני די שבועות, מפני שהעצרת זמן פירות האילן הוא. פרקי עצרת, פרקי שבועות, זמן פירות האילן. נהל טמפו דל ג'ונציו סמפרה, דל פריפרוטי דל dell'albero. Amara Kadosh Baruch Hu, ha detto Kadosh Baruch Hu, avio le fanai shtei alechem ba'atzeret kedeshi yitbarechu lachem perot ha'ilan, appunto portate dinanzi a me i due pani di Shavuot kedeshi yitbarechu lachem perot ha'ilan, affinché siano benedetti per voi i frutti dell'albero. O mi bene ma'amra Torah nasku ma'im b'chag, e perché la Torah ha detto versate sull'altare Maimbachag, l'acqua durante Sukkot, Amara Kadosh Baruch Hu, ha detto Kadosh Baruch Hu, Nasku lefanav Maimbachag, Kedeshit Baruch Hu lachem Gishmeshana. Versate dinanzi a me acqua a Sukkot, affinché siano benedette per voi le piogge
dell'anno, Vimru le fanai per Ashashanan, Kuyot, Sikronot, Veshofarot. E dite, recitate dinanzi a me, di Rosh Hashanah, Malchuyot, Zikronot e Shofarot. Qui appunto ci si riferisce alla struttura della defilà di Musaf di Rosh Hashanah, che è una struttura particolare. Sapete che la Amidah di Rosh Hashanah, di Musaf, è differente da tutte quante altre Amidot festive, che normalmente sono composte da 7 benedizioni, perché consta di 9 benedizioni. Le prime 3 e le ultime 3 sono simili, insomma, a quelle del resto dell'anno, mentre al centro troviamo questi 3 gruppi di versetti che si chiamano Malchuyot, Zikronot e Shofarot. Spiega Rashi riguardo Shtelechem, il suo Alcoratailan, Shen Mattirin, Le Avibikurim, Shen Mimikurim, Kodem Lazeret. Appunto il perché Shtelechem sono collegati ai frutti dell'albero, perché attraverso questa offerta e comunque attraverso la venuta di Shavuot è possibile portare il Bikurim, è possibile portare le primizie, Shermim il Bikurim con dem Lazer, perché non si portano i Bikurim prima di Shavuot. Diktiv Bikurek Zirkitim, appunto come è scritto nella Torah, ne avrà scelto chissà, Bikurek Zirkitim, che si parla delle primizie della mietitura del grano. Veani Shamati, dice Rashi, io ho sentito del Rabbi Yehuda Letame, che Rabbi Yehuda va secondo il suo motivo. Dobbiamo tener conto del fatto che questo insegnamento viene riportato a nome di Rabbi Yehuda all'inizio di questo passo. E Rashi dice che Rabbi Yehuda segue la sua logica, De Asla che manda Marbe Sanedrin, perché va secondo chi sostiene il trattato di Sanedrin, lì appunto nella Gemara c'è una discussione riguardo all'identificazione del Ezzadat, cioè dell'albero conoscenza che ha mangiato Adam Rishon, e appunto lì nella Gemara in Sanedrin c'è scritto Ez Shachal Adam Rishon Hitta Ayeta, che l'albero del quale ha mangiato Adamo era Hitta, era del grano, e quindi il grano viene considerato un frutto dell'albero, e per questo motivo pertanto l'offerta di Shtelechem sarebbe una offerta di un frutto dell'albero secondo questa logica. Vediamo la nota B sul commento che ho preparato, vediamo anche l'altro che ci siamo. Riguardo a Pesach c'è una discussione fra gli Acharonim su qual è il momento in cui avviene il giudizio. Poi il dottor Even dice che in realtà il momento del giudizio sul frumento non si conclude il primo giorno, perché l'offerta dell'Omer, che viene appunto qui legata esplicitamente dalla Gemara al giudizio, viene portata solamente il secondo giorno di Pesach, appunto il primo giorno di Lomer. Sì, il primo giorno dell'Omer, il primo giorno di Kolam Moed di Pesach, quello è il momento in cui si conclude il giudizio per la Tevuah. Appunto i Rishonim si sono stupiti del legame fra i pani e i frutti dell'albero. Anzitutto entrambi sono chiamati Bikurim, e in secondo luogo nella Torah troviamo il divieto di offrire Seor e Devash, che appunto nella Torah vengono accomunati. Per cui si parla di lievito nella Torah e del Devash. Cioè normalmente rendiamo Devash come miele, abbiamo parlato anche in una drasha qualche settimana fa, ma l'idea è quella della dolcezza propria del frutto maturo. Per poter appunto usufruire di queste cose invece bisogna portare la prima parte del prodotto, cioè i bikurim sono comunque dei frutti non particolarmente maturi naturalmente, quindi non bisogna portare frutta matura bensì la prima parte del prodotto, che sono i bikurim al Beit HaMikdash. E quindi per quanto riguarda il seor, la prima parte del prodotto viene rappresentata dai due pani che vengono offerti a Shavuot da una parte. Per quanto riguarda invece il devash, l'offerta è rappresentata dai bikurim che vengono portati sempre a Shavuot. Invece come scriveva Rashi, invece secondo un altro opinione, Rabbi Yehuda segue
il ragionamento secondo cui l'albero della conoscenza era il grano. Allora, qui la Gemara si riferisce adesso a Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Malchuyot, Kedesh Damlikuni Alechem, Zichronot, Kedesh Yale Zichronechem, Lefanai Ledova, Vame, Beshofar. Malchuyot, Kedesh Damlikuni Alechem, affinché mi facciate regnare sopra di voi, dice Kadosh Baruch Hu, Zichronot, questi versi in cui si parla del ricordo, Kedesh Yale Zichronechem, Lefanai Ledova, affinché il vostro ricordo salga dinanzi a me in bene, uva me e con cosa, attraverso cosa? Attraverso lo shofar. Amara Rabbiabao, dice Rabbiabao, l'amato che im be shofar shelai, chiede Rabbiabao, perché si suona shofar shelai, uno shofar di montone. Ed è Shezkor lachem gedat Yitzchak ben Avram o male ani lechem keilu akatem atzechem lefanai, affinché io ricordi, dice Kadosh Baruch Hu, per voi la gedat Yitzchak, la legatura di Yitzchak figlio di Avram, o male ani lechem keilu akatem atzechem lefanai, e possa considerare riguardo a voi come se foste state fosse stati legati voi stessi di fronte a me. Chiaramente bisogna puntualizzare qui che, guardate la nota 12 in fondo, si possono utilizzare anche corna di altri animali puri, eccetto i bovini, però preferibile utilizzare un corno di ariete, cioè per cui la mitzvah dello shofar si può fare con qualsiasi corno di animale puro all'infuori di quello dei bovini. Chiaramente questo è collegato al Ketegel, insomma, al peccato del vitello, perché ci accuserebbe anziché difenderci. Viamar Rabbi Yitzchak, ha detto Rabbi Yitzchak, clamato che in Rosh Hashanah, ha chiesto Rabbi Yitzchak, clamato che in Rosh Hashanah, perché si suona a Rosh Hashanah. La Gemara adesso si stupisce della domanda. L'amadokim, Rahamana Amar Tiku. Cioè, perché si suona Rosh Hashanah? Chiede la Gemara, appunto stupendosi, perché si suona? Che domanda è questa qui? Rahamana, la Torah stessa, Amar Tiku, ci ha detto di suonare. Cioè, quindi, visto che si tratta di mitzvah esplicita della Torah, la domanda non ha alcuna ragione d'essere. E là, l'amma merin. Ma piuttosto, la domanda adesso viene cambiata, l'amma merin, perché si suonano delle teruot? Nuovamente la Gemara obietta, merin, sì, si suonano delle teruot? Nuovamente, che tipo di domanda è? Rahmana Amar, la Torah ci ha detto parlando di Rosh Hashanah, che è Zichron Teruah, che è il ricordo della teruah. Quindi nella Torah, quando si parla di Rosh Hashanah, c'è un riferimento esplicito alla teruah, per cui è pacifico che si suoni la teruah durante la shoshana. E là, l'almato che in umrin che scende ospin, vedo che in umrin che scende undin. Ma, piuttosto, la domanda è un'altra ancora, l'almato che in umrin, perché si tocca in umrin, intanto, cioè ci sono vari bisogni, c'è tekiya e c'è teruah, quel suono piano, è quello spezzettato, insomma tremolante, che scende Oshvin quando si è seduti, vedo che in Umrin che scende Umrin, e si suonano Zichiot e Teruot quando si sta in piedi. Queste due espressioni si riferiscono a due cicli differenti di suoni. Se avete presente lo Shoshana, c'è un primo ciclo di suonate che avviene dopo la lettura del serve, si esce dalla Berakà e c'è un ciclo di 30 suonate, no? E poi le altre 30 suonate, almeno secondo il rito italiano, 10 e 10 e 10, si fanno
durante la ripetizione della Amidà. Okay? Adesso quindi, perché fare due cicli di suonate? Poi vedremo, la che verrà successivamente ci spiegherà come è costruito il suono dello shofar. Comunque con 30 suonate si esce d'obbligo dalla mitzvah secondo la Torah. Perché fare appunto due cicli da 30? Risponde la Gemara ed è le arbev et la Satan, per confondere il Satan. Ma nelle prime si recita la Berachah, nelle prime si recita la Berachah, nelle seconde no, vero? Nelle seconde no, esattamente. E perché dice stanno seduti e stanno in piedi quando noi le suoniamo tutti in piedi? Vediamo la nota 2. Il Satan è l'angelo accusatore, il quale, vedendo che abbiamo a cuore i precetti, non riesce ad accusarci. Cioè chiaramente qui il nostro rispetto delle mitzvot confonde il Satan, che desiste dall'accusarci durante quel momento. La Ruch, riportato dalle Tosafot, spiega invece che ci si riferisce qui alla profezia di Isaia: in quel giorno si suonerà il grande shofar, il shofar gadol, e torneranno i dispersi. Appunto, un versetto di Isaia che viene interpretato nel Talmud di Rushalmi, nel senso che allora si realizzerà il versetto, farà scomparire la morte per sempre, e ciò comprende anche l'eliminazione del Satan, che viene identificato con la morte stessa. Sentendo il suono dello shofar due volte consecutive, il Satan teme che sia arrivato quel giorno e smette di accusare i peccatori. Cioè, insomma, si pensa, immagina, è arrivato il giudizio finale e appunto desiste dall'accusare. Vediamo qui la nota C. C'è una domanda di carattere generale rispetto ai due cicli di suoni, cioè perché i due cicli di suoni dello shofar ci fanno chiedere quale sia quello principale. E rispetto a questa domanda la risposta è concorde, cioè vale a dire le suonate di mitzvah sono quelle che accompagnano la Amidà, cioè le suonate principali sono appunto le 30 che vengono fatte durante la ripetizione di Amidà. Per ogni berakà 10 suonate, 10, 10, 10, per Malchuyot, Zichronot e Shofarot. La domanda della Gemara quindi va letta così: se i suoni principali sono quelli dell'Amidà, perché si suona prima? Cioè, se in fondo le suonate fondamentali sono le seconde, perché fare queste suonate prima? Il Balla Maor ricorda l'uso di suonare nuovamente tutto il ciclo al termine della tefila. Voi sapete che riguardo al suono shofar in realtà esistono vari usi rispetto al numero delle suonate. Appunto, come dicevamo nel rito italiano, l'uso di fare 60 suonate, 60, 61, insomma. Altri invece arrivano a 100 suonate. E appunto al termine della defilà, insomma dopo la fine della ripetizione della Midà, ci sono altre 40 suonate, 30 e poi altre 10. Ci sono insomma vari usi rispetto al punto preciso in cui si fanno queste suonate. E alcuni scrivono che questi suoni nuovamente servono a confondere il Satan. Le Tosafot fanno una domanda importante rispetto a questo uso, no? Cioè, voi sapete che esiste una mitzvah della Torah che dice l'otto se fa la velotti grammi in meno, che non si può aggiungere alle mitzvot della Torah e non si può togliere. Adesso, se la Torah ci ha detto di fare, in base ai regolamenti che poi dovremo chiamare, 30 suonate, perché ne facciamo 60 oppure 100? Non stiamo trasgredendo il divieto di Baltosit di aggiungere alle mitzvot della Torah? E quindi, se c'è il divieto Baltosif, dovremmo vietare queste suonate. Il Rashba risponde a questa domanda dicendo che il principio di Baltosif non si applica rispetto a cose che siano state stabilite da Khamim. Cioè, se Khamim hanno detto che bisogna aggiungere suonate, non dobbiamo preoccuparci dell'applicazione del divieto. Cioè, il divieto si ha quando noi di testa nostra decidiamo di aggiungere altre parti della mitzvah. Invece le Tosafot stesse danno una loro
risposta è che non si applica il principio Baltusif quando si replica una mitzvah. Cioè se io appunto faccio una stessa mitzvah due volte anziché una, non sto ancora trasgredendo il divieto Baltusif. Quando è che trasgredisco il divieto Baltusif? Quando aggiungo delle parti al corpo della mitzvah. Cioè se dico le specie dell'ulav non sono quattro ma sono cinque, non ci sono solamente quattro specie ma ci stanno pure le fragole come quinta specie. Oppure i battim dei tefillin, cioè gli scomparti all'interno dei tefillin o le pergamene non sono quattro ma sono cinque. Allora a quel punto sto trasgredendo il divieto Baltusif nel momento in cui affermo una cosa del genere. Ma se appunto faccio una mitzvah due volte anziché una, non sto trasgredendo al divieto. Tuttavia però rimane un problema, perché noi per il suono dello shofar recitiamo la berakah. E quando è che recitiamo la berakah? Non la recitiamo per le suonate che costituiscono la mitzvah stessa, cioè vale a dire le seconde suonate, ma recitiamo la berakah sul primo ciclo, e quindi le seconde suonate risulterebbero essere monche della berakah. Il ritva risponde a questa domanda dicendo che le seconde suonate non hanno bisogno di berakah perché sono circondate a loro volta dalla berakot della mirah, cioè per cui malchuyot, zikonot e shofarot a loro volta costituiscono berakot dello shofar, insomma, con la loro chiusa, insomma, con la fine della berakah, e sostituiscono quindi la berakah che dovremmo recitare per il suono dello shofar. E per questo motivo quindi non è necessario per le seconde suonate avere una berakah specifica, insomma, ad hoc per il suono dello shofar. Vebar Rabbi Yitzchak ha detto Rabbi Yitzchak Kol Shana Shirasha Bitchilata Mitasheret Besofa Shenemar Mereshit Ashana Mereshit Ktiv Veada Acharit Sofa Sheyesh La Acharit. Rabbi Yitzchak ha detto Rabbi Yitzchak Kol Shana Shirasha Bitchilata. Ogni, siamo al punto 2, sì. Ogni anno che è Rash, che è povero al suo inizio, mitasheret besofa, si arricchisce alla fine, shenemar, come è detto, mereshit ashana, parlando della terra di Israele, parashat ekev, c'è scritto che Kadosh Baruch Hu guarda sempre la terra di Israele, mereshit ashana, dall'inizio dell'anno, Vead Acharit Shana, fino alla fine dell'anno. Qui c'è una stranezza, perché il termine Reshit, che deriva da Rosh, nella Torah è scritto senza Aleph. Per cui Mereshit, Reshit ha la stessa radice di Rash, togliendo la Aleph. Cioè quindi, cosa vuol dire questa cosa? Guardate nella nota 5, perché la povertà porta a pregare con sincera intenzione e la preghiera viene accolta. Cioè quindi, quando all'inizio dell'anno l'uomo prega sinceramente come se fosse povero, l'anno alla fine risulta essere ricco. Mitasheret besofa, si arricchisce alla fine, appunto come c'è scritto, mereshit, senza l'ale, farizzo, vedacharit, fino alla fine dell'anno, sofa, sheyesh laharit, una fine, cioè la fine dell'anno, che ha un futuro, un buon termine. Yamar Rabbi Yitzchak, è detto Rabbi Yitzchak, si porta un altro insegnamento al suo nome, endanin et adam, e l'alefim ma'asav shalodasha, shenemar, kishama Elohim el kolanar, basherusham. Detto Rabbi Yitzchak, endanin et adam, non si giudica l'uomo, e l'alefim ma'asav shalodasha. Non si giudica l'uomo se non secondo le azioni di quel momento. Come è detto, kishama Elohim el kolanar, basherusham. Poiché ha sentito il Signore
El Kolanar, la voce del ragazzo, di chi si sta parlando? Sì, sta parlando di Ishmael, e questa è la parasha che noi leggiamo il primo giorno di Rosh Hashanah, Basherusham. Secondo, là dove si trovava, Basherusham. Quindi in base alla condizione di quel momento, cioè non viene considerato quale sarà poi lo sviluppo di Ishmael, ma il telefonino non è più come prima. Questo viene giudicato in base alla condizione attuale. Guardate la nota 7. Nonostante il Signore sapesse che in futuro i discendenti di Ishmael si sarebbero comportati crudelmente nei confronti del popolo di Israele, lo giudicò secondo il suo comportamento di quel momento. Cioè, riferimento in particolare all'episodio accennato in Isaia 21, 13, 14, secondo l'interpretazione del Midrash riportato da Rashi, gli ebrei deportati dalla loro terra dagli Assiri durante il viaggio che esorò acqua da bere ai discendenti di Ishmael, ma venne loro dato del cibo salato per aumentare la sete. Quindi gli viene fatto un dispetto dai discendenti di Ishmael. Abbiamo saltato una nota qui sul foglio che ho preparato, una nota di la confusione riguardo al punto che vedevo prima rispetto che della Rebet a Satan. La confusione del Satan viene spiegata in vari modi, secondo Rashi ed altri attribuiti all'affetto di Sefer Mitzvot, come abbiamo visto, per gli storici ad accusarli, secondo lo Sfattemet, dipende dal fatto che questo aspetto riguarda tutto Israele e non dei singoli. Cioè, visto che la Mitzvah è molto sentita, la Mitzvah messa in pratica dalla stragrandissima maggioranza della collettività, allora a quel punto il Satan viene messo sotto scacco. Per altri il suono dello shofar risveglia la Kavanà e azzittisce l'istinto malvagio che è paragonato al Satan. Appunto, il Satan viene paragonato a delle cose, abbiamo visto prima che Marà viene paragonato alla morte, secondo altri invece è paragonato all'istinto malvagio, e mentre si suona lo shofar, appunto, la Kavanà, cioè un'intenzione positiva, viene risvegliata, e quindi lo Yetzerà, i suoi pensieri cattivi, vengono almeno momentaneamente allontanati. Le Tosafot riportano la Ruch, per il quale il Satan, ascoltando il suono dello shofar, crede che sia arrivata alla redenzione finale. Secondo il Maharal è effettivamente così, come diciamo orora, perché lo shofar almeno momentaneamente mette a tacere l'istinto. Riguardo invece a questo punto che stavamo vedendo adesso, sull'inizio e la fine dell'anno, per alcuni affermazioni sull'inizio e la fine dell'anno va intesa letteralmente, altri credono che il senso è che se nella tefillà il popolo ebraico si considera povero, come abbiamo visto, l'anno sarà benedetto. Viamara Bitzkak, punto 4, dice il Bitzkak, Gimel Devarim Azkrima Onodav Sheradam Erwen Kirnatui Beyunt Filla Omosardin Al Havero. Viamara Biavin, quella Mosardin Al Havero, Unashkila Shinemar, Batomet Sarea Avram Kamessia Lech Oktiv, Vayavo Avram Lispod Le Sara Veliv Kota. Detto Bitzkak, Gimel Devarim, tre cose in particolare, Mazkirin, Avonotav, Sheradam, ricordano i peccati dell'uomo. Elohim, che queste tre cose sono, Kir Natui, un muro inclinato, cioè quindi un muro pericolante, Viyun Tfilla, colui che è sicuro, insomma, della sua tefilà, cioè è sicuro del fatto che la sua tefilà verrà ascoltata. Spiegherci, Biyun tefilà somek al tefilato ceteni ishmat, appunto si appoggia al fatto che la sua tefilà verrà ascoltata, umitamez le kaven libo, umoser din al kaverò, e chi consegna il giudizio del suo prossimo, del suo compagno, come è detto. Questo fatto viene appunto si impara da un versetto della Torah, appunto Rabbi Avin dice quella possardina al haverò una shkila, chi fa questa cosa, appunto richiama il giudizio divino per un'altra persona,
uno è Ashkhila, viene punito per primo, come è detto, Vatomer Sarai e Avram Hamasiele, come c'è scritto nel Parashah di Lech Lecha, sempre riguardo a Agar ed Ismael, Vatomer Sarai e Avram Hamasiele, la mia rabbia è sopra di te, appunto qui Sarà se la riprende con Avram perché Agar le aveva mancato di rispetto, e dice rispota Shabinoneha, sarà Kadosh Baruch Hu a giudicare tra me e te, e c'è scritto poi successivamente Vaio Avram rispot le sarà vedicotà, e venne Avram per fare rispetto, per fare un'azione funebre per Sarà e per piangerla, per cui sebbene Sarà fosse più giovane di Avram muore prima di lui. Qual è il motivo? Dice la Gemara, perché aveva affidato il giudizio fra lui e lei a Kadosh Baruch Hu. Appunto era Moser Din Shelachaveno a Kadosh Baruch Hu, aveva consegnato il giudizio a Kadosh Baruch Hu e per questo viene punita per primo. E perché appunto l'iter normale quale sarebbe? Che uno dovrebbe rivolgersi a un Bedin, pure famiglia del moglie, insomma, discutere la cosa senza demandare il giudizio a Kadosh Baruch Hu. Vediamo la nota 8. In queste tre situazioni vengono riesaminate le azioni dell'uomo e in base ad esse si decide rispettivamente se è degno di essere salvato, se la sua preghiera sarà accolta e se un'altra persona verrà punita su sua richiesta. Per quanto riguarda la preghiera, alcuni spiegano che si tratta di chi non mette le giuste intenzioni, secondo altri è chi prega molto a lungo convinto che per questo sarà ascoltato. Appunto, yunt filà vuol dire il vedere, considerare a lungo la propria tefilà, e se non viene esaudito ne ricava un profondo dolore. Quindi questi tre casi richiamano il ricordo dei peccati dell'uomo, secondo la Gemara. Prossima volta proseguiamo con questa Gemara e vedremo un insegnamento molto importante invece sulle cose che possono annullare il disarmino, il decreto. Va bene. Ha funzionato? Beh, è arrivato un WhatsApp.